Vangelo secondo Luca. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. In pochi versetti oggi la liturgia ci fa vedere un volto di Gesù ben arrabbiato, ben duro nei confronti di queste città, di Corazin, Betsaida, di Cafarnao, come se proprio fosse totalmente arrabbiato, incendiato con queste città. Ma perché Gesù usa delle parole così dure? Anche proprio all'interno di queste città, perché fa vedere che nella vita io posso o ascoltare e vivere oggi l'occasione di accogliere una parola, oppure spreco le occasioni, oppure butto via tutto. Bello perché fa vedere questi volti in cui ci sono stati dei grandi annunci, dei grandi segni, in cui i discepoli sono stati mandati ad annunciare quella parola. E niente, nessuno ha ascoltato, nessuno ha accolto. Nessuno inizia a cogliere quella novità di vita che viene data dalla parola. E allora che cosa succede? E allora ciao, può avvenire qualunque cosa, può avvenire anche un segno enorme dal cielo, ma non cambia niente. E questo a volte avviene anche nella nostra vita. Che cosa succede? Da dove nasce la fede? Dall'ascolto. Infatti lo dice bene Gesù proprio nell'ultimo versetto. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi ha il coraggio di ascoltare, che non significa semplicemente prendere in mano una parola e così via, ma iniziare a mettere in gioco, a cogliere che quella parola muove un pezzo di me, che inizia a scomodarmi da quelle sicurezze che io mi porto dentro, inizio a rimettere in gioco la mia vita, dalle piccole cose alle grandi cose. E da lì in poi inizi a cogliere che oggi il Signore si fa presente nella tua vita. A volte che cosa succede? Che nella nostra quotidianità iniziamo più o meno facilmente a disprezzarla, a dire: ma ieri forse andava tutto bene, una volta le cose erano più belle, era più facile. Oppure, dall'altra parte, mi viene a pensare, ma un domani sarà tutto più facile. Un domani, quando avrò finito la scuola, quando avrò finito l'università, quando avrò quel lavoro, quando avrò finito di lavorare, quando sarò nella tomba, sarò felice. E invece che cosa succede? Che vivendo così, o di nostalgia del passato, o di speranze vuote sul futuro, che cosa succede? Che io mi perdo oggi, l'oggi, che è l'unico giorno da vivere. Che cos'è che ha di duro Gesù contro queste città? Che stanno sprecando l'oggi della loro vita. E l'oggi è l'occasione in cui Dio si può far presente nella tua vita, in cui tu puoi leggere Dio all'interno delle tue relazioni, di quello che ti sta suggerendo. E magari non vuol dire che ti debba dare i confettini dicendo che va tutto bene. Ma magari forse fa scomodare quando magari una persona inizia a dire una cosa dura contro di te, inizia magari a mettere in gioco qualcosa, anche a dare fastidio. Eppure è oggi che hai l'occasione di dire, anche oggi il Signore mi ha visitato. E allora ecco cos'è la differenza. Se ho il coraggio di mettermi in ascolto oggi di questa parola, se so accogliere anche oggi e dire, oggi sto davanti al Signore, oggi con questa parola semplicemente mi fa rimettere in gioco che oggi tu ci sei e domani, non lo so, ieri è già passato, ma oggi è l'occasione in cui puoi accogliere quella parola nuova da parte del Signore. Allora inizia questa giornata proprio anche ringraziandolo, dando al Signore dicendo, oggi tu mi parli, magari in modi che io non avrei mai pensato e magari non saprò neanche come saranno, eppure è in questa giornata.